The truth. Eh sì, raga, siamo qui su GTA e ovviamente GTA si prende sempre di me e mi fa trovare la macchina color fucsia. Va bene, io non sono LGBT, rispetto tutti, però GTA si prende il gioco di me. Comunque rispettiamo anche il gioco e confermiamo la scelta. Maledizione! Pensiamo moderno, peace and love e rispettiamo i diritti di tutti. Mi sembra di ricordare che anche in questo sia il mese dei diritti, sì, dei diritti di tutti, sia il mese particolare per loro, della pace, amore, tutto quanto, quindi peace and love e andiamo avanti. Comunque GTA questa me la pagherai e sa già che perderò. Vediamo un po' di darci dentro, ma è da un po' che non gioco a GTA e vedo quelle cose lì, quegli spuntoni particolari lì, ma quelli lì sono i cosi che usano gli aerei nel freestyle. Vabbè, comunque, a me non interessa. Sono entrato un po' troppo veloce su questa curva, però la posizione è ancora buona. Non volevo sfrena, ma tirare fuori il freno a mano perché questo qui, se parte il freno a mano, non so bene le reazioni che può avere questa Lambo. Di sicuro non fa. Non twerka. Non fa neanche pem pem. Fa solo pem pem dagli scarichi. Ah, ecco, interessante questa cosa qui. Ho avuto un'illuminazione ancestrale. Forse Elettra Mura Lamborghini ha pensato di abbinare il pem pem, il suono della canzone, dal rombo del motore, dai ritorni di fiamma del motore Lamborghini che fa pem pem pem, e l'abbinata alla canzone pem 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 e twerka sulle note di pem pem pem. Vabbè, sì, forse è una mia idea malata, lasciamo perdere. Comunque, niente, stiamo andando avanti e continuiamo ad andare avanti, maledizione. E niente, questa settimana avrete visto un po' di gameplay. Sì, ci sto dando dentro. Ci sta dando dentro anche il mitico Dan con i videocomici. Diciamo che abbiamo messo la quarta. Lo facciamo soprattutto per voi. Qua inizio a non capire un cavolo. C'entrami quella cavolo qua di visuale. Qual era il pulsantino magico da schiacciare qua? Ah, ecco, maledizione, ecco che mi ero dimenticato il pulsantino magico momenti. Quanto duro le gare da 20.000 leghe sotto i mari? Spero di aver preso tutti i precedenti check perché non ne sono molto sicuro. Il turbo sott'acqua, tanta roba. Ho avuto un attimo un momento di defiance nel ritrovare il pulsante. Comunque, ricordo che è il mese degli LGBT e pam pam pam! Viva i diritti di tutti, ragazzi! Mi raccomando, rispettate sempre il vostro prossimo. Sarà anche uno degli argomenti cruciali dello speciale dei 1000 iscritti. Sì, non il fatto degli LGBT, ma il respect. Comunque, siamo qui, andiamo avanti. Tra parentesi, ricordo anche, bellissima anche la canzone di Immanuel Casto e niente. Comunque, io davanti a me non vedo più nessuno. Vorrei sapere dove cavolo sono andate a finire tutti. Mi hanno doppiato, maledizione. Maledizione, andiamo avanti. Non so, riuscirò a prenderli forse più avanti. Sono spariti anche dalla mappa. Di solito, come questa storia qua di Fortnite inizia un po' a starmi un po' sui cavoli, perché insomma non ci può essere sempre che perdo. Oh, cioè, non è che sono un novello, va bene che ultimamente non è che gioco tanto o non gioco più come una volta, cavolo, ma su GTA, io GTA Vice City l'avevo finita al 100%. Tra l'altro, vi racconto un trivia, avevo finito GTA Vice City al 100%, figa, ore e ore e ore di gioco,
pomeriggi persi per aspettare chissà quale news, chissà quale ricompensa. Poi la ricompensa della Rockstar è stata soltanto, solo e unicamente, il personaggio Tommy Vercetti con una maglietta di colore differente. E niente, è successo proprio qualcosa, ma sta finendo il primo giro e non si vede ancora gli altri, non si vedono ancora gli altri. Forse mi hanno, cioè, non forse, mi hanno doppiato sicuramente, chissà. Questa cosa qua dei giocatori moderni inizia a starmi un po' sul cavolo, perché insomma, prima o poi, insomma, riuscirò a vincere qualcosa, maledizione. E non pensavo che questa cosa qua di Fortnite si potesse così, così tanto avanti, ecco. Però andiamo avanti, ecco. Gara in solitare, incredibile, incredibile. Non si è fermata neanche la gara. Devo cambiare, che cavolo me l'ha detto di fare il gamer. Aspettiamo un attimo di vedere cosa mi farà fare nella prossima gara, ecco, perché non so più cosa fare. Fortnite continua a perdere, dovrò andare a chiedere consigli all'immenso, all'innominabile, al supremo Carlo Passera. Carlo Passera, illuminami te, cosa posso fare per vincere un gameplay? Come posso andare avanti sul mio canale? Intanto sta caricando. Tra l'altro questo doveva essere quello che mi era davanti e quello che mi era appena dietro o appena davanti. E primo! Cosa? Ma non ero... Ho vinto! Sì! Yeah! Wow! Da non credere, ragazzi, e Pompelmo è qua. Pompelmo vince, Pompelmo non è una schiappa, yeah! Allora, ragazzi, sì, ho qualche problema con la mappa, ma questo non mi fermerà. Quindi, ci vediamo al prossimo gameplay! The Crude.